con il Perugia traversa, con il Sestri ancora. Adesso però è andata dentro. Credo che il gol oggi me lo meritavo dopo due traverse. Comunque, oltre al gol, credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione nel secondo tempo, tutta la squadra. Il primo tempo è stata una partita un po' sporca, loro erano una squadra molto, molto chiusa. E il secondo tempo abbiamo fatto una buona partita rischiando poco e portando a casa i tre punti. Chiaro che il gol è fondamentale perché non era facile sbloccare la partita, però per me la cosa più bella l'hai fatta qualche minuto prima quando hai verticalizzato per Merola. Ho visto il movimento di Merola e ho cercato di imbucarla, anche se poi il passaggio è stato un po' forte ed è uscita, però l'ho visto con la coda dell'occhio e l'ho imbucato. Prima di salutarti ci dici cosa hai pensato da quando la palla è entrata a quando sei arrivato sotto la curva? Ma è stata una liberazione dopo le due traverse, credo che fare gol sotto la curva del Pescara è stato qualcosa di magnifico. Allora, sorride il presidente Sebastiani che sta arrivando, chiederai un aumento di stipendio? No. Allora ti salutiamo, va bene. Grazie ad Antonino De Marco.